Tony, mi permetto di inserirmi perché hai parlato un po' di polvere, no? Ebbene, il principe, lei avrà probabilmente visto, ci sono dei filmati che ci parlano del mare, di Napoli, delle isole, del nostro territorio, immagini di una regione totalmente purificata, perché evidentemente stando a casa, insomma, abbiamo smesso, diciamo, di fare qualche guaietto, insomma, abbiamo ridotto la presenza dell'uomo nella natura. Avrà notato, forse le ha ricevute. Ci sono delle immagini straordinarie, delfini, addirittura qualche squalo, per fortuna non di quelli terribili, che vanno fin sotto costa, fino alle banchine. Magari questo potrebbe essere un ulteriore motivo per tornare a trovarci quanto prima. Tra i suoi impegni futuri, e naturalmente quando si potrà, ha magari inserito una nuova visita a Napoli? Magari, non si sa quando però, però posso dire che mi fa molto piacere che in qualche modo lei parla del mare, ma insomma ho visto anche tante fotografie di piazze, di strade, di vie, sia a Napoli che al di fuori, anche in piazze pulite, piazze, come dire, mare. Come diceva lei, anche pulito, insomma, si vede che la natura ha ripreso un po' i suoi diritti e questo mi fa piacere. Anche qui io mi trovo confinato, strettamente confinato in famiglia, per fortuna, e siamo tutti bene a Parigi, non abbiamo il mare, ma c'è il fiume, la Sena, e ho degli amici che vivono nelle loro imbarcazioni, queste péniches, e mi dicono che non ho mai visto la Sena in quel modo, cioè anche questa è stata rigenerata. Straordinario. Tony, un'ultima domanda per il principe, se puoi. No, io mi voglio agganciare proprio a quello che tu hai detto adesso, perché credo molto anche in quelli che possono essere i momenti particolari della nostra vita, anzi, credo che oggi sia particolarmente paradigmatico ricordare che sarebbe stata la giornata dedicata alla Terra e ai 50 anni di questa celebrazione. E mai come adesso la Terra si mostra in tutta la sua naturale bellezza. Insomma, ci sono anche degli eventi paradigmatici. Nella giornata mondiale della Terra, nei 50 anni di questa ricorrenza, oggi la Terra è limpida, è pulita, è chiara, e ha messo a disposizione tutta la propria bellezza, perché diciamolo con grande sincerità, la natura impiega pochissimo tempo per ritornare ad essere se stessa. Siamo noi che purtroppo la fermiamo, siamo noi che con tutto quello che riusciamo a fare, che non si deve fare, l'abbiamo messa in un angolino. Io credo che questo sia un altro spunto affinché il domani che ci aspetta sia dedicato anche e soprattutto a questo, a iniziative di unione, di speranza, così come abbiamo detto all'inizio, questa solidarietà del principe Carlo di Borbone, possa essere indirizzata anche a salvaguardare questo che è un patrimonio generale di tutti. Se posso agganciarmi anche su un altro tema che ci riguarda in questo momento particolarmente, cioè quello sanitario, io purtroppo credo che abbiamo perso una certa autonomia, oserei dire una nostra sovranità sanitaria. Siamo in mano alla fin fine a un paese che detiene tutto quello che ci occorre, cioè guanti, mascherine, test e quanto via. E mi auguro che ci darà l'opportunità di riappropriarci questa indipendenza sanitaria per il nostro bene. Guardi, lei dice una cosa fondamentale. Noi qui a Canale 8, anche Tony naturalmente nelle mattinate, siamo particolarmente attenti a quello che la Campania in particolare è in grado di produrre in termini di professionalità, ma anche delle grandi produzioni. Noi abbiamo un comparto, una filiera importantissima che riguarda l'agricoltura, la gastronomia, l'enogastronomia in senso più ampio. Ovviamente questo è sicuramente un periodo molto difficile per tanti operatori di questo settore, è chiaro che insomma c'è un rallentamento importante, ma è forse un momento nel quale anche loro potranno riappropriarsi, ecco, di un mercato che già li vede protagonisti, ma potrebbero diventare effettivamente. Lei dice una cosa molto importante: rendersi indipendenti può essere una soluzione importante, un'occasione da non perdere, giusto, Principe? È giusto, giusto. Tony, allora noi siamo in chiusura di questo incontro, peraltro anche molto affettuoso col principe Carlo di Borbone, che abbiamo, lo sapevamo già, abbiamo avuto di nuovo una prova dell'affetto per Napoli e per la Campania, no? Penso che sia venuto fuori dalle sue dichiarazioni.
Sì, una conversazione molto colloquiale, molto pacata, e credo che oggi siano proprio i termini giusti per poter parlare di grandi problemi come quello che stiamo assolutamente vivendo. Io sono anche d'accordo a rivedere quella che era la globalizzazione, perché è chiaro che c'è bisogno di rivedere questi concetti, altrimenti ci troviamo nella situazione ante l'epidemia. Un esempio fra tutti: noi non siamo stati in grado, ma noi come altri paesi, di reperire i dispositivi sanitari giusti per questo caso, perché avevamo smesso di produrre alcune delle cose, non ultime le mascherine. Ci sono dei settori strategici all'interno delle nazioni che vanno salvaguardati, e questo sotto l'aspetto sanitario è un settore strategico, quindi ripensiamo anche a quella che può essere la globalizzazione. Non possiamo più produrre facendo una cosa qui, una cosa in Estremo Oriente, un'altra in America e un'altra in Africa. Dobbiamo ritornare a rivedere anche questo concetto di produzione. C'è un altro settore molto importante per il meridione d'Italia, che è il turismo, che anche quello sta soffrendo molto, ma anche lì dovremmo trovare delle soluzioni per evitare di dipendere di nuovo da tante altre, come dire, certo, a mandare anche a riscoprire le nostre bellezze. Sa che quest'estate, ecco, noi da qui stiamo tentando, speriamo naturalmente di poterlo fare serenamente, di invitare i campani a riguadagnare il piacere di restare in Campania, a riscoprire. Guardi, lei credo abbia idea, è un po' così in tutto il mondo, ma qui a Napoli, noi magari i napoletani quando viaggiano visitano tutto, no? Sono straordinari, ogni museo è un obiettivo sensibile. Magari non siamo mai andati al Museo Nazionale di Napoli, così come magari ci capita. Ecco, allora potrebbe essere un'occasione per fare veramente i turisti della nostra regione, e diciamoci la verità, questo migliorerebbe un po' anche la nostra economia interna in termini proprio, ecco, immediati. Quindi accogliamo veramente, ecco, il suo invito, e lo faremo ancora di più nelle prossime puntate. Principe, io vorrei lasciarle spazio per un saluto, non mi permetto di farle un'altra domanda, perché so che insomma lei, credo, un saluto sicuramente lo voglia fare naturalmente ai telespettatori di Canale 8 e di conseguenza a tutti i campani. Saluto con tutto il mio affetto, sperando di poter tornare a Napoli al più presto. Grazie, grazie a Sua Altezza Reale il Principe Carlo di Borbone, veramente grazie per questa splendida iniziativa, ma anche per quello che abbiamo visto questa mattina, un affetto sincero veramente che noi abbiamo sentito in questo nostro incontro. Grazie Principe, e naturalmente i saluti sono estesi a tutta quanta la sua famiglia da parte di tutti noi. Grazie, grazie. Grazie al Principe Carlo di Borbone. Torni.